Gentili signore e signori, buonasera da Radio Saius TV. Sono Massimo Bonelli in studio alle 19.09 per una trasmissione speciale dedicata alla crisi dell'emittenza radiotelevisiva locale in Italia. Una crisi che non ha precedenti a tutt'oggi. Da tempo si era capito che davano fastidio, forse perché dicono la verità, perché sono veramente libere, istruiscono troppo la società, contribuiscono ad alzare il livello culturale. Già dagli anni Ottanta avevano iniziato a mettere i bastoni fra le ruote, qualcuno si è preso tutte le frequenze, hanno lasciato fare, ebbene ne è nato un monopolio e con le leggi a suo favore. La cosa è andata avanti fino al 2012 con il passaggio al digitale terrestre. A quel punto ulteriore colpo alle locali, perché le frequenze UHF e VHF migliori sono andate ai soliti noti network, con addirittura tutta la numerazione dei televisori o decoder a pro loro. Alle stazioni locali gli sono state assegnate le peggiori frequenze interferite da altri fronti d'onda provenienti dai paesi confinanti, dovendo cambiare più volte di frequenza. Le conseguenze sono immediata perdita di ascolti e quindi di pubblicità locale. Veniamo ad oggi. Non contenti, mi riferisco al sistema. Non contenti, dunque, un ulteriore attacco alle radiotelevisioni locali. Gli vengono spezzate definitivamente le gambe, tagliando i contributi previsti per la gestione anche delle redazioni giornalistiche, erogando briciole, a differenza di altre emittenti nazionali o seminazionali, che gli vengono invece erogati milioni di euro. E quest'ultime continuano ancora oggi a comprare altre frequenze. Questo vale anche per la radiofonia. Conseguenze. È iniziata una moria di TV locali con le redazioni a casa. Un esempio per tutti il caso drammatico di Telemare Gorizia, diretta dalla signora Maria Ferletic, che ancora trasmette, ma in condizioni difficilissime. E qui, ripeto, la redazione è a casa. Ci sono a rischio chiusura 450 televisioni e 800 stazioni radiofoniche e si stima, incluso l'indotto, oltre 5.000 lavoratori che resteranno senza lavoro. Con la manifestazione della REA del 2 ottobre a Roma, Di Maio non ha nemmeno convocato il presidente Antonio Diomede alla luce del fatto che le emittenti locali della REA avevano sempre appoggiato il Movimento 5 Stelle. Per concludere, tornando in testa a questo editoriale o a questa riflessione, chiamatela un po' come volete, constatiamo la nascita di un monopolio con tante televisioni, spesso anche inutili, in mano a pochi soggetti, con programmi atti a contribuire ad abbassare il grado culturale della società. L'esatto contrario del ruolo delle RTV regionali. Dunque, proseguo questa battaglia intensa della REA a difesa delle radio e televisioni locali. E noi, delle testate web, All News, siamo pronti ad allearci con loro e fare unione. Ne va della sopravvivenza della nostra democrazia e di posti di lavoro. Saluto il presidente della REA, Antonio Diomede, a cui va tutta la nostra più profonda stima ed ammirazione. Lo abbiamo in collegamento da Roma in diretta alle 19.13 qui a Radio Saius. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera. Allora, innanzitutto io le faccio una domanda molto semplice per poi entrare nel vivo del problema. Intanto, possiamo spiegare a chi ci ascolta che cos'è la REA, Radio Televisioni Europee Associate, che cos'è, quando è nata e quindi ecco, ci parli un po' di questa organizzazione. La REA è l'associazione storica per eccellenza nata negli anni Ottanta,
quando noi andavamo alle conquiste delle colline, dei monti, per mettere su le nostre antenne libere, che ora sono molto meno libere, come diceva lei, ma torneremo dopo su questo argomento della libertà, e conquistammo con durissimi sacrifici, ma anche con la persecuzione dei pretori di tutte le città d'Italia, perché allora non c'era una legge, quindi noi eravamo gli arditi, i pionieri, quelli paragonabili a Cristoforo Colombo che approda nella nuova terra. Noi approdavamo nella terra della libertà di informazione, di comunicazione, era bellissimo. E nel 1981-82 a Montecavo di Roma, il sottoscritto, che già dirigeva un'associazione di piccolissime radio, cosa di poco conto come potenza, parliamo di 10 watt, 5 watt, 50 watt, erano già tanti e si sentiva bene per tutta la città di Roma. Bene, avevamo un pretore di nome Federici che ci inseguiva con i suoi poliziotti dappertutto, ci sequestrava i trasmettitori, ma noi non avevamo paura perché poi lui faceva mettere i sigilli da una parte della polizia postale e noi andavamo subito dopo su un altro monte vicino Roma a mettere un'altra antenna, ed era un inseguimento continuo, ma con tanti processi, sa, e a volte ci capitava anche di presidiare le nostre antenne, di fare scioperi, anche della fame, abbiamo fatto di tutto. Questa è la storia della nostra libertà, finché la Corte Costituzionale, non con la sentenza numero 202, finalmente ci dette ragione e disse basta con il monopolio della RAI, le antenne sono libere, sia delle radio, delle televisioni, e quindi ci fu la straordinaria gioia anche del pubblico. Voi vi ricordate, noi poi andavamo a caccia di segnali in tutti i paesi d'Europa, Capodistria, sentivamo le radio al sud di tutto il Mediterraneo, dalla Grecia, dalla Turchia, dall'Albania, non vi dico, guardate, era una festa, una cosa. Passavamo le notti intere, 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 specialmente d'estate, sui terrazzi delle nostre case a prendere il fresco e ascoltare radio, ma quelle radio che venivano anche da lontano. Dai Ecco, ricordi, non so cosa diceva lei. c'erano questi monoscopi che ogni tanto ne saltava uno di nuovo, no? Allora si cercava di sintonizzarsi per capire che televisione stava nascendo, giusto? Sì, televisioni, radio. Noi con le televisioni poi da Roma venivano bene la Capodistria in particolare, è stata la prima emittente, diciamo, estera che noi riuscivamo qui a ricevere da Roma. Ma nell'Alta Italia c'erano anche le televisioni svizzere, austriache, della Francia, anche lì che si affacciavano, prendevamo, era una gioia incredibile, lì dove c'era un minimo di segnale, noi, anche se andava via, c'erano le evanescenze, così si chiamavano, no? Che Sì. andavano così, sparivano come il vento, le nuvole che fanno e che vengono i segnali, e noi stavamo lì ansiosi per cercare di vedere qualcosa e di ascoltare qualcosa. Io ricordo una volta ebbi una grande sorpresa, ricevetti al fermoposta di Roma, a San Silvestro, una letterina intestata appunto al sottoscritto Antonio Diomede, e all'epoca nella letterina c'era un nastro addirittura di un ascoltatore della Svezia che ci aveva ascoltata dalla Svezia, da Roma, e avevamo un piccolo trasmettitore a Montemario vicino a quello della RAI, che invece aveva un traliccio enorme. Lo potete immaginare i tralicci della RAI come sono, no? Tutte quelle Certo. parabole, quelle cose di allestimento impressionanti. Noi con una piccola antennina eravamo ascoltati anche di Svezia. Questo signore riuscì a rintracciarci e con un fermoposta mandò. I postini ci conoscevano, ma lui neanche conosceva il mio nome, ovviamente. Sentì il nome della Radio Roma e scrisse sulla busta, all'epoca si chiamava Radio 18, 18 perché eravamo 18 ragazzi all'epoca fondatori di questa piccola radio, e arrivò Radio 18 Roma, i postini ci conoscevano e fummo rintracciati e quindi ci consegnarono la posta su questo nastrino dove si sentiva, con le evanescenze appunto, le interruzioni, eccetera, eccetera,
che sono ben conosciute quando le potenze sono limitate, e quindi si sentivano perfettamente i nostri programmi qui, lo sentivano dalla Svezia. E questa è stata la storia nostra, la storia. Abbiamo liberato il paese praticamente da un incubo. L'incubo che noi uscivamo in quel momento era qual era? Era che era la fine degli anni 70, l'inizio degli anni 80, adesso l'anno preciso non lo ricordo, ma stavamo tra il 78 e l'82, 83. L'incubo era questo. Che sì, sì, era quel periodo. Sì, poi era tutto rigorosamente autocostruito, perché noi avevamo una grande esperienza di autocostruzione, perché la maggior parte di noi, noi eravamo tutti radioamatori, tra l'altro, attenzione. Quindi anche, anche preparati in materia, diciamo. Sì, molto preparati, sì. Nel nostro gruppo dei 18 fondatori di questa radio avevamo anche ingegneri, avevamo periti industriali, avevamo militari che anche avevano le specializzazioni di radio, di telecomunicazioni anche nella Marina, avevamo un po' di tutto, tante esperienze messe insieme. Si costruiva ovviamente come si costruiva, allora non c'erano ovviamente i materiali necessari e professionali che ci sono oggi, quindi si andava alla ricerca del surplus, che era il surplus di guerra, che ancora c'erano a Roma, grandi magazzini sotterranei che si hanno scantinati, e mi ricordo il negozio De Rica che stava in via Tuscolana, che ovviamente oggi non c'è più, che era un grandissimo scantinato enorme, vi dico enorme, non so, di qua 2-3 mila metri quadri, e sotto c'erano tutti i reperti dell'ultima guerra recuperati e loro vendevano come surplus. Quindi noi acquistavamo per due soldi, qualche non so, forse 100 lire, 200 lire, 1000 lire, un vecchio apparato, si sbottava, si ricoveravano i pezzi, si prendevano quelli buoni, quelli che poi erano adatti per le trasmissioni, e con quelli si costruivano i primi trasmettitori. Era una cosa fantastica, credetemi, era un'avventura straordinaria che rimarrà, se qualcuno l'ha scritta questa storia, varrebbe la pena scriverla se non l'avesse fatto qualcuno, veramente nei libri di storia della nostra Costituzione, perché noi applicammo involontariamente, ma non tanto inconsapevolmente, applicammo praticamente il senso dell'articolo 21 della Costituzione italiana, del libero pensiero, della libera espressione, con tutti i mezzi di informazione. Ecco, questo è il nostro pensiero. E quindi all'epoca c'era solo il telefono e c'era solo i radioamatori, però erano limitate con le radio, invece con l'FM, però ci inseguiva la polizia postale ovunque, e abbiamo subito anche dei processi, attenzione, processi che poi insomma si sono risolti, ma dopo tanti anni e con tante spese di avvocati. Oggi questa libertà che abbiamo progressivamente poi conquistato negli anni, e che poi è diventata non più un hobby, è diventata una professione di alta specializzazione, perché oggi le radio e le televisioni sono veramente specializzate, sono molto professionali, hanno redazioni, hanno contatti con quotidiani, anche con la stampa, con i media importanti, eccetera. Sono delle voci non più libere così, che abbiamo sparpagliate, perché libere oggi organizzate, anche perché ci sono le leggi che ci hanno organizzati, però quelle stesse leggi oggi ci stanno, ahimè, sono divenute ossessive, talmente ossessive che non si riesce più veramente a stare tranquilli. Da oggi a domani. Presidente, allora intanto ricordo per chi fosse in ascolto che questa è Radio Sirius TV, in diretta da Roma abbiamo il presidente della REA, Antonio Diomede, che stiamo parlando della crisi delle RTV locali. Tra altre cose, un'intervista che abbiamo ascoltato anche recentemente, una sua intervista che abbiamo sentito recentemente, martedì mattina alle 6, tramite le frequenze in AM dell'emittente interregionale Radiodiffusione Europea, e quindi diciamo volevo appunto anche fare questo richiamo un attimo, perché è interessante poter spiegare cosa sta succedendo, spaziando anche su tutte le frequenze, dalla televisione alla radio anche in AM. Ora c'è appunto questa importante emittente radiofonica a Trieste, nuovissima, che quindi è interessante che venga affrontato questo argomento anche
in quegli spazi. Ecco, io volevo dire questo, no? Voi avete creato quindi una bellissima cosa in Italia, questo pluralismo, ovvero proprio pluralismo, tantissime emittenti radiofoniche, televisive. Ecco, poi queste frequenze praticamente sono state rastrellate via dai soliti noti, è stato creato un monopolio. Oggi poi c'è, vabbè, come vi spiegavo prima, il cambio da analogico a digitale. Oggi però c'è una crisi che non ha precedenti. Ecco, cosa sta succedendo, Presidente? Sta succedendo questo, che qualcuno, cioè quando diciamo qualcuno non è un innominato, come diceva lei, ci sono lobby molto organizzate che hanno capito che queste nostre conquiste che avevano fatto negli anni possono fare la fortuna, come ha fatto la fortuna Mediaset, ha fatto la fortuna le grandi reti, eccetera, e quindi cercano di carpirci, di toglierci le frequenze che è il nostro mezzo di comunicazione, perché la frequenza è merce rarissima ed è merce dello Stato, attenzione, è come l'acqua, come il vento, come qualsiasi altra fonte energetica, le onde elettromagnetiche è di proprietà dello Stato. Lo sfruttamento che noi facciamo, che ci è stato concesso in ambito locale, attraverso le onde elettromagnetiche, la radio e la televisione, quindi la libertà di comunicare, come dicevo prima, ci viene tolta. E in che modo ci viene tolta? Ci viene tolta in modo barbaro, non tanto neanche tanto democratico, anzi proprio in una maniera incivile, direi, perché oggi abbiamo costruito in Italia, dovete sapere, ci sono 1150 piccole e medie aziende radiofoniche e ci sono 550 televisioni, piccole e medie televisioni locali. In totale abbiamo quasi meno di 2.000 soggetti, ma questi 2.000 soggetti sono delle aziende che fanno occupazione, che sono professionali, hanno delle redazioni, contatto di giornalisti e quant'altro, può avere una radio, una televisione come un giornale. Benissimo, ora si sono accorti che queste frequenze possono nel futuro, perché la tecnologia va sempre avanti, fra un pochi anni avremo il 5G, come sapete, il 5G è proprio oggetto di discussione questi giorni, alla REA noi facciamo parte del tavolo ministeriale del TV 4.0, dove si sta discutendo pure il futuro tecnologico. E nel futuro tecnologico l'hanno tolto noi, si sono entrati i grossi network, sono entrate le grosse aziende telefoniche, in particolare le aziende telefoniche, sono entrate all'interno, è entrata Fininvest, sono entrate altre aziende che hanno detto: signori, queste frequenze servono a noi per le nuove tecnologie, voi avete fatto i pionieri, vi ringraziamo, al limite vi possiamo, che so io, licenziare con qualche provvedimento di rottamazione, ma lasciateci le frequenze perché servono a noi. Questa è la sintesi del discorso. E il metodo con cui ci vengono tolte le frequenze è un metodo subdolo, antidemocratico, è un metodo a volte veramente molto, molto criminale, direi da un punto di vista proprio dell'articolo 21 della Costituzione, perché attenzione, la criminalità non è solamente riferita al penale, diciamo, cioè al furto, eccetera. Togliere una frequenza è un furto, però nessuno se ne accorge, non ci fa caso nessuno. Togliere un portafogli, qualcuno ne parla tutto, svaligiare una banca va su tutte le reti, no? La notizia. E togliere la frequenza da un'intera nazione, le frequenze che spettano a noi, che è ancora peggio che svaligiare una banca e non fare notizia. Eppure è un Esatto, furto. ma Questo sì. è. Ecco, e quindi hanno trovato il modo, si parla di Hanno trovato pochissimi, il modo. di Sì, il pochissimi modo è molto. contributi. Ma il contributo è la fase finale. Perché. Ah. Sì, ma questa cosa è un progetto che viene dagli anni. Immediatamente dagli anni dopo gli anni 90, dopo la Mamì, ci fu un assetto più o meno disordinato, ordinato, come lo vogliamo dire. Non c'è mai stata una pianificazione, ad esempio, della radio, poi ne parleremo magari se voi lo gradite approfondire questo argomento, perché è una delle ragioni per cui la radio poi oltretutto sta soffrendo questa crisi, è perché lo Stato, diciamo lo Stato, chi ha governato il paese in tutti questi anni,
non ha pianificato la radio, e benché ci sia una legge che prometteva la pianificazione addirittura in un anno e mezzo dopo la Mamì, e non l'ha mai fatto. Non l'hanno mai fatto perché c'era un indirizzo preciso: lasciamo l'emittenza locale senza pianificazione, in modo che tra di loro, no, si interferiscono, si disturbano, e quindi ognuno si hanno una frequenza in concessione, ma ognuno è libero di poter interferire col vicino, per cui litigano tra di loro, lasciamoli litigare, perché solo così non potranno mai crescere. Ed è avvenuto questo, che la mancanza del piano di assegnazione frequenza della radio non ha fatto crescere la radio come doveva crescere in Italia, come era stato previsto dalla legge la crescita della radio, che era un mezzo straordinario, il più semplice modo per poter comunicare, il più semplice modo democratico di un esercizio della democrazia di questo paese. Non l'hanno voluto portare in porto. Hanno pianificato invece la televisione tardivamente nel 2010, ma l'hanno pianificata la televisione nel 2010 per la stessa ragione: le lasciavano prima interferiti, poi l'hanno cominciato a pianificare quando è venuto il digitale, con lo switch off, perché col digitale le frequenze servivano evidentemente alle grandi reti, e con la trasformazione digitale della televisione ha avuto una storia veramente drammatica. È stato ed è tuttora una guerra cruenta, tanto cruenta non so se voi, ma lo saprete sicuramente, ci ha portati a manifestare sotto le finestre del ministro Di Maio, benché un ministro giovane, un ministro che prometteva il cambiamento, un ministro che a noi è piaciuto molto, l'abbiamo anche non solo, ma l'abbiamo anche appoggiato, perché noi siamo sempre per il ricambio generazionale, quindi comprendiamo bene che ormai la politica doveva essere rinnovata, quindi l'abbiamo appoggiato in tutti i sensi. E invece, ahimè, questi qua sembrano che di cambiamento, almeno nel nostro settore, parlo del mio settore, non hanno fatto nulla, anzi hanno confermato tutte le politiche restrittive dei vecchi governi, cioè di perseguire il disegno di togliere più frequenze possibile. Tutte le frequenze buone che avevamo le hanno tolte a noi, le hanno date ai network, hanno dato, come diceva lei nell'introduzione giustamente, ci hanno dato frequenze interferite, non coordinate, vuol dire non trattate con la comunità europea e con i paesi confinanti, e ci hanno dato frequenze poi limitate a bacini molto ristretti, e questo è un altro problema, e ci hanno dato frequenze che comunque loro sapevano bene erano destinate tutte nel giro di pochi anni, dal 2010 a oggi, infatti adesso sono, devono essere tutte chiuse quelle frequenze, perché col 5G non c'è più possibilità di mettere di trasmettere con quelle frequenze lì. Quindi cosa vogliamo parlare? Di una praticamente di un processo a ritroso della democrazia di questo paese. Stiamo perdendo una grossa fetta di potere democratico popolare a favore dei soliti noti, non direi, ma io direi che non ci sono i soliti noti, dietro i soliti noti c'è il potere, quindi dei poteri forti. C'è una tendenza mondiale, attenzione su questo, non è solo italiana. Ecco, lei tocca un tasto molto importante che a me mi fa saltare sulla sedia, perché mi viene in mente ad esempio delle infiltrazioni, diciamo, da oltre Atlantico, da oltre le Alpi, sulla destra, girando a destra, no? Per capirci, no? Come è successo nel passato, vedi ad esempio le stragi, Bologna, in Italicus, Aldo Moro, no? Che succede che bisogna destabilizzare perché qualcuno ha paura che magari, non so, una certa democrazia vada poi a infettare il resto d'Europa. Ecco, mi fa pensare un po' la stessa cosa che succede anche qui, no? O sbaglio questo ragionamento? No, non sbaglia per niente, perché guarda, pensare, diceva qualcuno, non si fa mai, qualche volta ci si indovina, ma questa volta non è un indovinello ma è una realtà. Se si va indietro negli anni, si fa il percorso di come è nata la radiotelevisione, che io per questo l'ho voluto accettare,
di come si è lanciato il processo democratico, anche perché all'epoca venivamo fuori dal 68, e quindi ci hanno concesso tutto, perché se no in Italia succedeva qualche cosa di grave che hanno messo subito a tacere, e poi è cominciata quella soppressione che diceva lei di tutta una serie di attentati eccetera, ma non voglio ricordare quelle drammatiche, quei drammatici anni, però a pensarci bene, a vederlo a tappe questo discorso della radio e della televisione in Italia, parlo sempre di quella locale, quella libera, sembra che sia stato, è un disegno che viene da lontano. Secondo me è cominciato a partire questo disegno intorno agli anni 95. Dal 95 è scattato come ad orologeria il momento in cui in Italia, come in Europa, ma si è iniziato in Italia, perché io credo che l'Italia sia il motore dell'Europa che deve accentrare. Attenzione, quando si parla, dobbiamo per forza accennare e entrare, non voglio fare la politica, però qualche riferimento politico lo dobbiamo fare, perché è strettamente legato a questo discorso. Certo, una politica anche europea. Certo. Prego. No, dico, diventa discorso anche tecnico, e ovviamente c'entra la politica in questo contesto, prego. Sì, c'entra, perché guardi, almeno dal 95, ma poi il 2000 è stato l'anno decisivo, e coincidono queste tappe di restrizione, fatalità, proprio con l'Unione Europea, dove tutti avevamo e speravamo in maggiore libertà. Lei si ricorderà, e gli ascoltatori ricorderanno, quando c'era qualcosa di storto in Italia che non andava, dicevamo: ah, in Europa, il riferimento nostro è il sogno europeo della libertà che c'era in Europa, no? Certo. E poi ci siamo, invece no, adesso ci siamo invece proprio in una fase contraria. Forse ci sbagliavamo allora di fare riferimento all'Europa, o ci stiamo sbagliando adesso probabilmente a considerarci vittime dell'Europa? Io penso che l'Europa è cambiata, dal 2006 è stata fondata non su principi evidentemente di unità d'Europa, ma su principi solamente di interessi finanziari, e questo lo sanno pure le formiche, e quindi hanno fatto subito la moneta e si sono tolti di torno il fastidio e il pensiero di unire l'Europa, e non si è unito un bel niente, si sono uniti solo i grossi di un'unica moneta che la manovrano, abbiamo perso una banca centrale e abbiamo perso la sovranità nazionale, come noi, come tutti gli altri stati, questo hanno fatto, mi sbaglio? No, certo. Ora, quindi adesso che cosa succede? Succede che questa Europa che all'epoca sognavamo libera, e le comunicazioni europee, non è un caso, guardi, che noi ci chiamiamo Radio Televisione Europea Associate, REA, perché era questo sogno che perseguivamo, certo. E ci sentivamo europei, proprio i promotori europei. Io ricordo, sono andato, partecipavo a tanti, facevo del gruppo di Altiero Spinelli, che fu il fondatore in Italia dell'idea europeista. Bene, oggi ci troviamo che quell'Europa, unita la moneta, unite le forze finanziarie, tra di loro si sono uniti, stanno recuperando, c'è un potere forte europeo, ma oltre i confini d'Europa, ma non allarghiamoci troppo, altrimenti ci perdiamo nel discorso, c'è un potere forte che in Europa proviene dall'Europa sicuramente, che tra le altre cose ha deciso di controllare la moneta, di controllare la politica economica, di controllare la sovranità, di togliere la sovranità agli stati, e poiché la minaccia evidentemente a questa reazione, a questa naturale reazione che potrebbe venire, questa minaccia quale potrebbe essere? Le voci del giornalismo, e fra tutte quale? Quelle libere, quelle locali, non quelle di Stato, perché le televisioni e le radio di Stato sono controllate, guardate. Tutti i governi passano, cambiano, ma sono sempre controllate. Allora, certo. Vi faccio un esempio. Se si dovesse ipotizzare un colpo di Stato, no? Un colpo di Stato è proprio una mossa tecnica. Come si fa? Si occupano tutti i punti centrali di un paese o di tanti paesi messi insieme, e quelli centrali sono le centrali nucleari, le centrali termoelettriche, le centrali telefoniche e le radio televisioni di Stato. Ci vuole nulla, perché sono tutte centralizzate in unici, diciamo, punti vitali, e immediatamente si presidiano, e immediatamente appare il generale che ti dice: da oggi comando io. Questa storia, ecco, ve l'ho raccontata, no? Così, per dire, non può
chi volesse fare, se qualcuno si dovesse sognare in Italia e fare un colpo di Stato, con le voci libere come le nostre, non potrebbe mai farlo. Perché occupare la RAI ci mettono 5 minuti, ma occupare 2000 radio e televisioni in tutto il paese è impossibile. Questo discorso, come si suol dire, non fa una piega, è verissimo. È impossibile. Ma allora, Presidente, mi permetto un attimo, lo accenniamo, poi andiamo avanti sul nostro binario, no? Ma io parlavo proprio domenica con dei colleghi, con degli amici. Dunque, supponiamo, io sento venti di guerre internazionali ultimamente, specie con questo pazzoide di Presidente degli Stati Uniti, insomma, mi starebbe bene nei bar a far chiacchiere, no? Ai comandi, ecco, tanto per essere chiari. Allora, se questi decidono di fare una guerra mondiale, no? E la vogliono sviluppare in Europa, se tanto mi dà tanto, ecco che allora in Europa dobbiamo andare a vedere dove sono le voci libere. Intanto gli chiudiamo la bocca a queste, che così poi il nostro disegno si sviluppa fino ad arrivare poi alla messa in atto. Questa mia ipotesi, che spero di no, ma che però mi fa pensare, che butto lì in questo momento sul tavolo, sotto i riflettori, cosa ne pensa lei, brevemente? Ma sì, è una questione logica, verrebbe alla mente a chiunque, perché nella, diciamo, nella moltitudine dei mezzi e delle voci è impossibile, diventa sempre complicato il controllo, e questi signori vogliono controllare tutto. Controllano la moneta e l'hanno fatto con quell'Europa lì, controllano la finanza, poche banche, 3-4 banche controllano tutta la finanza. Loro possono decidere il bello e il cattivo tempo, mettono subito lo spread a un certo livello, ti fanno cadere alcune piazze finanziarie e ti schiantano praticamente la democrazia di un intero continente. Questo l'hanno fatto già, lo possono fare questo, guardate, non è una fantasia, perché è una realtà di tutti i giorni. Tutti i giorni scattano ad orologeria certi meccanismi del potere finanziario. E ricordiamoci, io non so se in un'altra trasmissione ne ho parlato, ma i poteri forti europei e italiani in Italia sono 5, e tra questi c'è il potere economico finanziario, il potere politico, il potere mediatico, il potere della magistratura, anche la magistratura, e ci sono altri poteri, non ultimo quello anche ecclesiastico della Chiesa, che è un grosso potere, io dico benevolo, buono, ma è un potere che viene esercitato anche quello. Cioè il Papa che si affaccia dal balcone e dice, dovesse dire, liberate le radio vice libere, non rompete le scatole radio televisioni, avrebbe una grandissima voce di libertà, no? Di contropotere, formidabile, ma magari il Papa lo facesse, io gli scriverò una lettera a Papa Francesco in questo senso, perché anche loro, la Chiesa Cattolica, ha decine e decine, centinaia di radiotelevisioni che prima di noi sono già chiuse, semichiuse. Dalle parrocchie si sfondavano le radio, tuttora ci sono. Perché no? Perché non parlano? Perché non è un potere forte lo Stato, nello Stato la Chiesa, e questo potere a fin di bene e lo potrebbe esercitare? No, tutto silenzio. Forse siamo l'unico pensiero, evidentemente, dei tanti problemi che ci sono nel mondo, io sono d'accordo, però attenzione, io penso che non c'è un valore più prezioso al mondo, non c'è, che quello della libertà. Io mi farei ammazzare piuttosto che rinunciare alla mia libertà, non so gli altri come la pensano, però ma anche perché a vivere senza libertà, cioè non vale più la candela, cioè che senso ha, voglio dire, è tanto per essere chiari. Quindi non a caso, ecco, siamo qui noi con questa trasmissione, con altri spazi, ce ne saranno ancora altri. Ecco, ritornando sull'emittenza locale, due domande ancora. La prima, il caso di Telemare di Gorizia, apro una parentesi, c'è una moria qua di televisioni da Rete 3 di GS giù della Calabria, della Calabria, poi l'ultima Antenna 5 di Empoli, dopo 40 anni di servizio sul territorio, l'emittente storica, il caso qua di Telemare di Gorizia, dove abbiamo praticamente la redazione che è a casa, c'è gente disoccupata, gente anche insomma giovane che ha un futuro da organizzare, da organizzarsi la vita, insomma, cioè voglio dire, un emittente come Telemare mi colpisce in particolar modo, ecco perché la nomino spesso, perché è l'unica lì a Gorizia e provincia, quindi di lavoro ce n'è, ma ce n'è
tanto. Voglio dire, com'è possibile vedere una redazione a casa? Allora non si fa niente, questa è la dimostrazione che non si fa nulla per cercare di arrivare a dare una mano a questo paese di fronte a questa crisi che ci ha preso, no? L'altra domanda che volevo farla è con la situazione delle emittenti locali in, all'estero. Mi viene in mente ad esempio in Slovenia, in Croazia, quindi subito qui dopo il nostro confine, ci sono diverse televisioni commerciali locali che ho visto che sono spostati dei MUX italiani per far passare queste. E quindi voglio dire, ma allora queste TV locali all'estero hanno una, un certo potere, insomma, hanno un loro peso. Noi siamo i più scemi, forse, non lo so. A lei la parola, guardi, da tutto lo spazio che vuole, fino alle 19.59 possiamo andare avanti. Sì, no, per questo all'estero, all'estero in particolare, per quella zona della Slovenia che citava prima, c'è solamente questo, ma non solo all'estero, ma parliamo di Spagna, anche in Portogallo, nella vicina Francia. Le radio e le televisioni innanzitutto sono numericamente inferiori a noi, e quindi questo è già, diciamo, un setaccio, no? Loro non l'hanno mai avuto, perché non c'è stato questo boom di desiderio di libertà che noi italiani abbiamo avuto in quegli anni lì. Non è successo in nessuna parte del mondo quello che è successo da noi, ma veramente bisognerebbe aprire un libro di storia. Noi abbiamo rivoluzionato la comunicazione non solo italiana ma nel mondo. Gli altri paesi non ci hanno seguiti, gli altri paesi si sono assestati su alcuni, diciamo, poteri locali che si sono accomodati bene e si sono ben armonizzati col potere statale e vengono protetti. Ecco, noi siamo un po' isolati rispetto a questo punto, perché le emittenti, i nostri colleghi che stanno all'estero, non avendo questi problemi, sono vivendo sotto il mantello della protezione dello Stato, perché sono poche, quello Stato, come tutti gli altri paesi, le voleva numericamente inferiori e pochine, perché le sono tutte controllate, per il discorso di prima. Loro questo processo non l'hanno avuto. In Italia è stato un fenomeno mondiale, mondiale, ragazzi. Noi abbiamo fatto un risorgimento, noi siamo venuti da un'esperienza fascista dove non ci si poteva dopo, venivano incendiate le edicole, e poi c'era la EIAR, e poi è venuta la RAI, e la RAI ha fatto monopolio fino agli anni 77, fino al 78, perché il 28 luglio 78 c'è stata quella famosa sentenza. Noi stavamo in regime assolutamente di dittatura da questo punto di vista, e questa esplosione ha portato una rivoluzione che è stata la post-rivoluzione del 68, cioè il seguito di quello che si faceva in piazza, si è fatto con le radio e le televisioni. Questo non l'hanno capito gli studiosi, gli storici dovrebbero approfondire questo argomento. Non possiamo bruciare noi tutto questo valore importante che abbiamo di esempio nel mondo, va bene, perché c'è un signore che a un certo punto si prende le frequenze, si fa un regno, si fa fattura 5.000 miliardi e decide di comprare tutto e di più, e poi di costruirsi un partito, e di questo partito, perché è nato quel partito sulla fortuna delle nostre frequenze, perché quelle frequenze lì le abbiamo conquistate noi locali. E poi no, non loro stavano appena bene, vivevano in altri ambiti, no? Sì. Facevano altri giochi. Sono arrivati, sì, con i loro soldi e adesso comprano tutto. Non si può comprare libertà. Allora, voglio dire a questi ragazzi che stanno adesso al governo, che non conoscono questa storia, non la conoscono questa storia. Di Maio non lo sa che cos'è questa storia, non era neanche nato. Allora io cerco di spiegare, io l'ho spiegato in piazza, se voi avete visto il mio video. Sì, abbiamo la nostra testata che è ricca di tutti i servizi della manifestazione. Prego, prego, Diomede. No, quindi va bene, tiro dritto. Voglio dire, quindi è chiaro che adesso i nostri colleghi che stanno confinanti ed europei che ci guardano, a noi ci guardavano quasi con invidia, adesso, visto che noi siamo diventati deboli e che ci stanno chiudendo, che hanno ampi spazi per entrare in Italia, e loro sono pure contenti, sono anche protetti. Lo sa, quando arriva un'interferenza dall'estero,
Io, come presidente della REA, mi arrivano lagnanze di tutti i giorni alle nostre piccole emittenti che vengono interferenze dalla Grecia, dall'Algeria, dall'Albania, dalla Slovenia, arrivano interferenze, noi andiamo a reclamare al Ministero, ci dicono signore accomodatevi perché questi sono problemi che dovete risolvere tra di voi, con trattative tra i rispettivi, le rispettive redazioni. Quando noi invece andiamo a interferire loro, immediatamente arriva la polizia postale e ci chiude. Quello che appunto fa pensare, cioè... Questo è il punto. E allora, qual è la, perché l'Italia, hanno capito, l'Italia è il motore dell'Europa da tutti i punti di vista. Io sto dicendo bene facciamo in questo momento a insistere e ad essere anche abbastanza aggressive con l'Europa, perché l'Europa ci deve dare una regolata, rispetto, ci deve dare rispetto, perché noi non lo meritiamo il rispetto, noi il rispetto lo abbiamo insegnato nella storia, quindi non ci può essere nessun paese al mondo, europeo, tantomeno europeo, che ci può insegnare come bisogna vivere, va bene? Certo. Noi dobbiamo a questo punto rivendicare anche la nostra libertà. Se il signor Di Maio, dove noi non si è degnato neanche di affacciarsi alla finestra per darci un saluto come si fa normalmente ai manifestanti di qualsiasi cosa, e si è chiuso, vi do adesso uno piccolo scoop. Bene, in quel giorno di quella manifestazione di ottobre è venuto report della Gabanelli, ci ha mandato una squadra, report che ci ha fatto un servizio che doveva andare in onda ieri lunedì sera. Ma infatti volevo chiedere, come mai non è andato in onda? E non è andato in onda perché la RAI non può chiudere il servizio senza aver ascoltato e intervistato tutte le parti praticamente in gioco. Quindi ha ascoltato noi, ha fatto tante interviste il giorno della manifestazione, ha ascoltato altri soggetti, però è il ministro Di Maio, che la RAI sta inseguendo per avere appunto una intervista, per dire signor ministro ci sono questi scalmanati che fanno questo, lei che cosa risponde? Lui, siccome non sa che cosa risponde, fugge e non si presenta agli appuntamenti di redazione RAI. Quindi addirittura sì, no non si presenta proprio, e la RAI mi dice io per par condicio, se non ho anche il parere ovviamente della controparte più importante, che è il Ministero dello Sviluppo Economico, non posso chiudere il servizio. Rimaniamo veramente senza parole. Perché Di Maio è in difficoltà con noi, che cosa ci verrebbe a dire? No, se noi reclamiamo che 300 milioni di euro dal vecchio governo sono stati assegnati a quella lobby della comunicazione, che è il motore appunto del pensiero dell'accentramento di tutti i mezzi di comunicazione, e a noi ci fa morire perché a noi non ci è andato nulla, a Telemare, lo diceva lei, allora abbiamo una televisione in Puglia, Telenorma, che prende in 3 anni 24 milioni di euro, e ci abbiamo Telemare che in 3 anni con 7 dipendenti, 2 giornalisti, una piccola provincia, fa minoranza linguistica, quindi parla in più lingue, eccetera, con tutti i costi, i sacrifici che ha la signora Maria Ferletic, in 3 anni quelli prendono 24 milioni di euro perché sono i lobbisti, e la signora Maria prende 15.000 euro. In 3 anni? Sì, 3 anni. Di che cosa vogliamo parlare? Questo è ormai è una lotta crudele, come per dire voi dovete chiudere e basta. Sì, beh, il messaggio è chiaro. Ma allora, se io propongo, secondo lei, poi sarà un po' forte la cosa, però andato un momento, io propongo di scendere negli studi radiotelevisivi con la divisa in assetto militare, perché noi come emittenti locali siamo a questo punto in guerra. Sbaglio? È una guerra, ha detto bene lei, è una guerra. Bene. Sì, è una guerra. Io penso, guarda, ci può salvare, però noi possiamo salvare ancora questi valori se riusciamo a trasmettere tramite il vostro gruppo, tramite altre radio, tramite altre televisioni, questo messaggio, a far capire, se noi riuscissimo a diffondere alla popolazione questo nostro pensiero, e a chiedere, a fare un'alleanza con la popolazione, perché noi siamo al servizio del territorio.
I sindaci dovrebbero essere i primi a sostenerci. Io dico ai ragazzi, dovete dalle radio e televisioni, andate a intervistare i sindaci, perché è il sindaco che praticamente è il primo, è la comunità organizzata, istituzionale, che diventa più debole, no, perché non ha più un pezzo di comunicazione. Se chiude Telemare a Gorizia, arriveranno da Venezia e da Milano i network, ma parleranno di tutto, ma meno che mai di Gorizia. Certo. Questo lo sa, è lapalissiano, no? Perché, esatto. Perché E allora ecco che il sindaco di Gorizia dovrebbe venire in nostro soccorso, ma tutti i sindaci d'Italia dovrebbero fare questo. E allora questo è l'appello che faccio io ai sindaci. Signori sindaci, a qualsiasi partito voi apparteniate, non ha importanza, state perdendo un valore, uno strumento di libertà sul territorio. Perché quando c'è una radio locale viene assicurata sicuramente il collegamento con la cittadinanza, altrimenti voi vi rimarrete a fare il vostro bravo lavoro istituzionale nel completo isolamento, quasi nella disperazione democratica. Ma io guardi, ho un'impressione, a volte sembra che queste istituzioni non gli interessa niente dell'emittenza locale, anzi vedo, se non altro vedo la signora Maria che ha tantissima difficoltà e nessuno gli dà una mano, cioè voglio dire come mai, anzi sa cosa le dico? Che quelli che vogliono tutte le frequenze, ci sono degli avvoltoi, mi è venuta questa informazione, degli avvoltoi che girano attorno alla sede di Telemare perché vogliono il 18. Ecco, allora voglio dire, cioè, come si fa a, cioè, come un bel punto di domanda, come si fa a lavorare in queste condizioni, ma come si fa a vivere in queste condizioni con gentaglia che ci circonda qui in questo paese disgraziato ormai? E questo è il punto. Ecco perché quel piccolo contributo che lo Stato dovrebbe elargire e concedere a queste coraggiose emittenti, che è il costo della democrazia, come costa la democrazia mantenere il Parlamento, il costo della democrazia mantenere la RAI, che paghiamo il canone, è molto salato, è il costo della democrazia mantenere anche la stampa, ma quella stampa che non sono le testate del signor Tizio, del signor Caio, che appartengono ai grossi gruppi non di affari che conosciamo, ma la stampa locale, perché la stampa locale sta alla stregua, la stessa nostra condizione, hanno tagliato tutto, neanche, non si possono neanche permettere di pagare più neanche la bolletta telefonica, perché andare in tipografia, stampare, divulgare, sono costi enormi di redazione e tutto il resto. Ecco, questo lo Stato lo dovrebbe mettere un capitolo come costa la democrazia dello Stato. E non solo, perché vanno dicendo che questi sono soldi che praticamente, e questa è la nuova mentalità, io mi permetto di dire, dei ragazzi del Movimento 5 Stelle. Ragazzi, se siete all'ascolto, ma dovete cercare di capire una cosa, che quando sparirà la radio territoriale, la radio, la televisione al territorio che sta sotto casa vostra, non è che c'è un altro mezzo che voi potrete utilizzare per poter andare a fare politica e parlare con i vostri. Beh, solamente Rai e Mediaset, il Cairo e 4-5 reti, come radio c'è RTL e un'altra decina di reti. Voi avrete perso un'occasione unica per poter mandare avanti i vostri progetti, ragazzi di 5 Stelle. Non pensate che la rete possa coprire l'intero universo della comunicazione. La rete è importantissima, però non è una parte della comunicazione. Ci vuole la radio e la televisione, perché la rete fa migliaia di ascolti e di visioni con la rete. Le TV di streaming faranno, non so, 50.000, 10.000 contatti importantissimi, ma qui parliamo di una radio, una televisione metropolitana come Roma, che fanno milioni di ascolti al giorno. Cioè la valenza è diversa, e poi le due cose devono essere unite, cioè l'ascolto della radio, l'ascolto del web radio, l'ascolto della web TV con la web, con la TV via terrestre e anche satellitare, deve essere un tutt'uno. Non può, si può togliere un pezzo, perché togliendo un pezzo si indebolisce il sistema, no? Quindi loro invece, non so, hanno questa mentalità che tanto la radio, la televisione, il territoriale non serve a niente, sono contributi buttati al vento perché c'è la rete. Errore madornale che un giorno potremo veramente rimpiangere.
Ecco, a tale proposito, lei mi arriva ad hoc sull'argomento, perché con la chiusura dell'emittenza radio-televisiva locale, anche tutti quei soggetti come associazioni culturali, comitati, ambientalisti, artisti, rimarranno tutti a piedi, cioè, perché non credo che Canale 5 gli vada a dare lo spazio. Sicuramente, questo è un altro discorso, perché praticamente tutte le voci del terzo settore perderanno ascolto, e chi li ascolta più? Non Esatto. hanno mezzi di ascolto. Quindi No, non mi si venga a dire che si può fare con la rete una tavola rotonda anche sui problemi della sanità. No, non c'è, è impossibile. Non mi si venga a dire che si può parlare dello stato sociale, che so io, di qualsiasi argomento, che fosse la scuola o fosse la sanità, la salute, eccetera, con la rete si possono dare pensieri personali e riscontri in 4 righe, 10 righe, ma non si può fare un dibattito, non si può fare un merito del discorso, non si può prendere una decisione nella rete. Sono voci importanti, ma sono voci talmente polverizzate che alla fine non fanno opinione di massa, assolutamente. Non fanno opinione di massa. Opinione di massa vi fa la trasmissione che farà la che fate voi in questo momento, che mandate a 20-30 radio e farete, che so io, 500-600 mila di ascolti, e che la radio interattiva, cosa che la rete non lo è, perché lo è parzialmente interattiva, perché ci si parla, ci si discute, e ci si rivede, e va bene, e ci si possono anche presentare personaggi di un certo livello culturale e professionale, che la rete non ha. Un professore universitario in rete non verrà mai a dibattere nulla, per dirne una. Un esperto del fisco non verrà mai, lei va in radio a parlare, va in radio, va in televisione, ma quanto mai? Ma la rete neanche si affacciano. Certo, quindi ecco, c'è questa realtà ben precisa, sono le 20 spaccate, anzi in questo momento 20.01, questa ricordo è Radio Science TV da Treviso, www.radioscience.it, io sono Massimo Bonella qui alla conduzione, direttore della testata All News e Pianeta Oggi TV.net di Venezia. Ecco, abbiamo collegato, lui in regia, ma è anche collegato con noi, l'editore di Radio Science, che si chiama Rosario Moreno. Ecco, io chiedo intanto se è permesso sconfinare un attimo, se si può avere un po' di tempo in più, visto che questa è una trasmissione straordinaria, uno speciale di Radio Science in forma, ecco, su un problema veramente grave. Volevo capire un attimo, volevo sapere se anche Rosario ha qualche domanda da fare al presidente Antonio Diomede, visto che abbiamo questa occasione molto importante stasera. Rosario, intanto Certo, ci sentiamo? no, no, sono qui che vi ascoltavo con un massimo interesse perché ci sono alcuni punti che ho sentito dal presidente dell'Area, Diomede. L'unione tra ciò che è diciamo, il digitale terrestre, l'unione che è l'FM, le radio, il satellitare con il web, con la rete. Questo è vero perché purtroppo noi in Italia abbiamo una rete, diciamo, che è pessima, non è delle migliori al mondo anche. C'è un discorso che volevo dire, perché il problema è questo: noi uniamo sempre ciò che è democrazia con libertà, purtroppo non è sempre vero, in Italia lo si è dimostrato da sempre, si può dire, in tutti i governi. In Italia c'è democrazia ma non c'è la libertà. Perché se ci fosse stata libertà nella nostra democrazia non ci sarebbe stato un monopolio, non si sarebbe dovuto scendere in piazza e combattere per avere quella libertà di poter trasmettere il libero pensiero, anche se è prevista dalla nostra Costituzione. Non c'è libertà per il semplice motivo che per fare il giornalista bisogna essere iscritti all'albo, quando in molti altri paesi del mondo non c'è bisogno di questo, perché se io voglio esprimere, secondo la Costituzione, il mio pensiero, non devo diventare giornalista, lo devo fare comunque e attraverso qualunque mezzo.
Ecco, questi sono i cardini fondamentali. Però io chiedo al presidente della Rea una cosa fondamentale. Questo sgambetto, ecco, voglio essere educato, che hanno fatto alle piccole emittenti locali, togliendo la voce, diciamo, alla popolazione locale, non va a riguardare anche il fatto che molte radio, cioè tutte le radio, prima o poi passeranno sul digitale e quindi avranno bisogno, non dico di frequenza, ma di spazi? Può condurre anche a questo, e quindi eliminando quanto più radio è possibile, quando si passerà sul digitale delle radio, alla fine capiterà che in tantissime radio, come queste qui che stanno chiudendo, resteranno fuori. E la mia domanda è proprio questa, presidente Diomede. Sì, mi sono perso un pezzo perché a un certo punto non l'ho più sentito. Comunque credo di aver intuito qual è il senso del discorso. È vero, questo discorso della democrazia e libertà esiste, io dicevo, infatti la democrazia poi fra l'altro è in questo paese un po' è fatta a strati, non è una democrazia globale, è una democrazia che è fatta a strati in certi ambiti, no? Che ci sono degli ambiti sociali e quali ambiti tra di loro ci sono le famose cerchie che tra di loro sono democratici, però con la cerchia vicino non lo sono per niente, sono considerati addirittura dei sopraffattori. Quindi abbiamo tanti circoli che ciascuno cura la propria il suo modo di interpretare all'interno della democrazia, ma con gli altri, e questo il rispetto non lo hanno. E sulla libertà, il discorso è molto ampio ormai, dalla rivoluzione francese abbiamo capito tutto che qual è il senso della libertà. È un sogno che rimane, e non so quando verrà poi e in che misura la libertà può essere esercitata, perché poi c'è chi sostiene che siamo eccessivamente liberi. Questo è l'idea neoliberale, per la verità, che viene appunto dal centro europeo, e dicono che, attenzione, l'Italia ha un eccesso, c'è un eccesso di libertà, per cui dobbiamo cercare di recuperare. Questa è la loro filosofia. E poi per il resto io mi sono perso il discorso che faceva la domanda, perché appunto mi mancava il segnale, ma non posso dire, per concludere questa trasmissione, perché ho capito che dobbiamo concludere questa trasmissione, queste piccole radio, realtà e televisioni locali in effetti disturbano il manovratore dell'accentramento di tutti i poteri esistenti nel nostro ordinamento. E come si accentra? Si accentra facendo la politica del carciofo. Cominciamo dai più piccoli, poi allora noi poi si comincia dalle radio piccoline, poi si va dalle radio un po' più grandi, ma i signori che oggi si considerano i privilegiati, quelli intoccabili, quelli che noi diciamo i soliti noti, poi a un certo punto si accorgono che anche loro non diventano più non stanno più nella cerchia della tutela, ma anche loro vengono assorbiti, e fino a che rimangono effettivamente pochi soggetti. Questo è il filone di lavoro dell'attuale situazione politica italiana ed europea. Dobbiamo governare, basta con la confusione, che sono questi matti, togliamoli di mezzo. I mezzi di comunicazione servono a noi, con la scusa dell'evoluzione tecnologica ci stanno prendendo tutto, radio, giornali e quant'altro, e speriamo che non mettano le mani sul web, perché io temo che sul web poi bisognerà aprire un altro discorso. Scusami Massimo, sul web ci stanno provando già da tanto tempo, stanno cercando attaccare il web. Non so se ci riusciranno, però spero di no, perché tutte le piccole realtà come questa qui, come Radio Science, ma ce ne sono tante, tenteranno di farle chiudere anche sul web, vedrà, presidente. Ma però i sintomi ci sono, perché io per esempio ho un profilo personale su Facebook,
sistematicamente, appena metto certi post vengo bloccato. Adesso io sono su Facebook, sono bloccato fino a domani sera, mi hanno penalizzato perché ho messo un post che evidentemente era sgradito a chi controlla la nostra comunicazione su Facebook. E questo è pericoloso, Sì, no, ma lei ha preso proprio Facebook, che in Facebook non c'è democrazia, proprio è assente completamente la democrazia e soprattutto la libertà. Facebook è uno dei portali, tutti i grandi portali, perché devono guardare al loro guadagno, a quello che guadagna, a quello che devono avere, e allora non interessa l'espressione dell'individuo. Ecco perché Facebook ha tanto successo, perché la maggior parte, il 90%, sono cose molto banali. Ecco. Mentre quando si parla di serietà, di cose serie, capita, come è capitato a lei, che le bloccano ma lì la democrazia non sa neanche cosa esista, figuriamoci la libertà. Vabbè. Rosario, ecco, se non hai altre domande, io direi di chiudere qui. Bene, Massimo, vai. Allora, ecco, chiudiamo con questo pensiero, Presidente Diomede. Ecco, cosa poter dire quindi a coloro che ci ascoltano, alle associazioni in modo particolare, i comitati, queste organizzazioni che hanno bisogno dell'emittenza radiotelevisiva locale? Un suo pensiero e poi andiamo in sigla finale. Ma il mio pensiero è molto semplice. Noi dobbiamo invertire innanzitutto la tendenza a considerarci piccoli, faccio un nome, ma non è un nome, è un riferimento per capire, per un'idea. Ogni radio e la televisione nel suo piccolo pensa di essere un piccolo Berlusconi. Evidentemente ha fatto strada questa idea che si fa da con la radio, con la comunicazione si può fare fortuna, e ci stiamo accorgendo che non è così. Bene, dobbiamo considerare la nostra forza. La forza delle radiotelevisioni piccole locali sono, abbiamo detto, 2000 soggetti, fanno una bellezza di 12 milioni di ascolto al giorno. Voi pensate, se facciamo più ascolto noi tra radio e televisione messi insieme che Rai e Mediaset e tutte le altre reti minori messe insieme. Immaginiamo per un attimo che lanciamo un messaggio che questa trasmissione fosse andata in contemporanea su tutte le nostre piccole reti. In Italia già avremmo fatto una grossissima rivoluzione di libertà, come diceva prima il collega. Ecco, però questo ci viene impedito perché le reti fra di loro non si possono interconnettere, e perché noi poi tendiamo tutti ad essere diciamo un po' a fare da soli, e quindi noi poi si dice, quando io dico ai miei associati alle radio, attenzione, guardi che stanno, sì, ma ti dicono tante cose, poi quelle cose si verificano, ah sì, avevi ragione, però è troppo tardi. Quindi noi dobbiamo cercare di unire, lo sforzo che dobbiamo fare come REA, che stiamo facendo, è quello di dire agli editori, uniamoci a gruppi, no, regionali, radio e televisioni regionali, che insieme, che so io, mandano insieme in contemporanea un messaggio a settimana, ma a reti unificate regionali. Avremmo già fatto un grossissimo passo, e poi si potrebbe pensare di fare anche un salto a reti unificate nazionali. Si può fare, perché oggi con i mezzi satellitari è possibile fare l'interconnessione, senza, come una volta ci volevano 1000 trabiccoli per poterlo fare, col satellite si fa tutto. Questo è un passo che richiede una certa maturità e consapevolezza del proprio ruolo, di quello che si possiede. Possedere un microfono a telecamera si ha un grande potere, se poi non lo si sa usare questo potere si perde, e stiamo scoltando noi appunto tutti questi attacchi li stiamo subendo perché non abbiamo saputo mai sfruttare il nostro potere, che è quello di avere un microfono, una telecamera con cui parlarlo. L'abbiamo sempre utilizzato per dirci belle cose, per fare dei programmi di intrattenimento, per buona musica, ma mai per fare coesione e fare praticamente unione sulla libertà, quella libertà che diceva prima il nostro amico editore. Quella è fondamentale.
è una cultura che non è mai troppo tardi, ma bisogna iniziare a farla. Noi abbiamo cominciato a farla, stiamo lanciando questi messaggi e i risultati sono incoraggianti perché ci insegna la storia che un popolo impara ad essere anche democratico e libero quando si trova alla fame, e la fame che ti costringe poi a reagire e ti porta all'unione. Bene, in questo caso la radiotelevisione, questa sofferenza che hanno, probabilmente sarà una bella lezione per poter riscattare il proprio ruolo. Sacrosante parole, anche oltre a un bel messaggio, anche una interessante idea, proposta che ha lanciato, proprio di unirsi e promuovere determinati comunicati, determinati messaggi e riflessioni. Io, Presidente, la ringrazio tantissimo per il suo contributo, per questa chiacchierata che, diciamo, ha fatto un po' chiarezza anche ai nostri radioascoltatori, telespettatori, perché poi Saius è anche web e TV, su cosa sta succedendo nel settore delle radio e televisioni locali. Spero di sentirla anzi sicuramente presto anche in altri spazi, io già ci sto lavorando, e quindi alle 20:14 direi di chiudere qui questa edizione speciale di Radio Saius Informa. Presidente, grazie ancora, va tutta la nostra più profonda stima e buona serata. Grazie a voi, grazie, veramente mi incoraggiate ad andare avanti con molta determinazione. Buona serata. Buonasera. Assolutamente sì, allora la saluta anche il nostro editore Rosario Moreno di Radio Saius, il sottoscritto Massimo Bonella, e altresì io poi saluto voi gentili ascoltatori che ci avete seguito, grazie alla regia centrale a Treviso, a Rosario Moreno, naturalmente anche a tutte le radio web che sono collegate. 20:15, chiudiamo qui, vi lascio ora la programmazione di Radio Saius TV. Gentili signore e signori, buonasera.